Buonasera, benvenuti. Eccoci qua in una delle puntate più tristi che la storia di Basket ricordi. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Questa sera molti di noi sarebbero stati a Bologna per vedere il Super Derby con la Fortitudo. Invece, cos'è successo? È successo che il club è di fatto stato cancellato, sparito. Con lui il basket di Vertice a Ferrara e un durissimo colpo anche per la grande passione di tanti tifosi che all'improvviso e senza tante spiegazioni si vedono privati della loro squadra del cuore. Ma ci sembra giusto andare avanti, questa sera essere qui al nostro posto, perché c'è un campionato ancora in corso che abbiamo seguito fino a ieri e proveremo a seguire ancora. E poi non solo, ci sono tanti giocatori. Che per fortuna si sono subito accasati e dei quali ci interessa la loro sorte, e poi perché c'è un gran fermento eh, in questo momento a Ferrara per quello che potremmo definire il progetto Rinascita. Quindi, caro Mauro, buonasera. Ciao, Mazza buonasera, buonasera. Tante cose di cui ovviamente parleremo questa sera, abbiamo due ospiti che meglio di così non si poteva. Eh, puntata importante, ospiti importanti, io vado a presentare, do il benvenuto a Marco Nagliati. Ciao, buonasera. Al suo fianco un altro colosso del giornalismo ferrarese Mauro Paterlini. Grazie, buonasera a tutti. Par condicio, nuova Ferrara, Resto del Carlino. Noi ci siamo, Dario. Quindi non potevamo avere opinionisti migliori. Intervenite se volete da casa con il 342 017 6235, il numero per i Whatsapp. Seguiteci sull'app di Telestense, su Facebook, sui social, insomma, un po' ovunque perché l'ha detto Dario, il campionato continua. E eh, continua con dei risultati che andremo a guardare dopo, purtroppo senza Ferrara, ma lo sappiamo. Tante carne al fuoco, ne abbiamo mm. perché parleremo un po' di quello che è successo sul Pianeta Club, ma anche quello che sta succedendo in A2, perché resta comunque un campionato molto, molto avvincente. E quindi pregherei la regia di mandare in onda subito i risultati di giornata, eh, dove purtroppo non troviamo. Eh, Ferrara, ma troviamo i risultati per esempio di 100 che è trovata la vittoria in trasferta San Severo. Chi vuol commentare di voi due? So che è proprio l'imbarazzo della scelta, quindi <ride> iniziamo da Mauro che è qui vicino a me. Ok, guarda, i risultati ieri li ho guardati, eh, diciamo con un, così, un misto di rimpianto. Non ho potuto fare a meno di guardare i risultati delle rivali di Ferrara e provare a immaginare quale sarebbe potuto essere lo scenario. Con Chiusi che aveva perso in casa nuovamente contro Forlì e Mantova-Ravenna, che era particolarmente importante, ne è uscito un risultato che se Ravenna avesse ancora i quattro punti e, e Ferrara fosse ancora in gara, rilancerebbe prepotentemente Ravenna per il nono posto. Così non è stato, credo che Chiusi sia ancora la favorita per la salvezza diretta. Mentre, come dicevi tu, Mauro, nei primi, per i primi posti hanno vinto tutte le prime tre. Ormai l'unica partita che conta è Pistoia 100 per vedere quanti, quali punti, con quanti punti si andrà alla seconda fase. Vediamo anche la classifica, lo ricordiamo, in settimana dopo l'annuncio diciamo ufficioso è arrivato anche l'annuncio ufficiale che Ferrari è stata davvero ritirata dal campionato e quindi eh, dall'ufficio gara della federazione è stato comunicato alla Lega di annullare tutti i punteggi e anche di cambiare la classifica. Marco. Intanto la direi, come diceva Mauro, saranno contenti i ragazzi di Ravenna, nel senso che avevano, sono quelli che hanno perso di più, praticamente da questo. Maurino da Comacchio sarà in crisi mistica, credo, ma per fortuna avrete tante possibilità di rifarvi. Sì, eh, sì diciamo che quantomeno hanno una squadra. Ecco, noi purtroppo dobbiamo commentare cose ben, ben diverse rispetto a, a queste. Abbiamo visto la classifica, lo ricordiamo, il campionato si fermerà perché nel fine settimana ci sarà la Final Four di Coppa Italia, qui parte, parte, parteciperà Punto 100, eh, quindi piccola sosta, diceva diciamo, Mauro in precedenza, la partita importante che aspettiamo tutti è, è pistoia, pistoia Tramek, perché lì si decideranno un po' eh, le sorti a, a, in cima alla classifica per eh, la, fase, la seconda fase, ovvero la fase d'orologio e per i eh, play-off. Facciamo un passo indietro perché lo sapete, questa settimana per Ferrara è stata molto molto triste, martedì l'annuncio, eh, sostanzialmente la decisione di non continuare e poi è cascata tutte le altre cose che hanno portato, come detto, anche una sanzione pecuniaria molto forte perché Ferrara eh, si è vista combinare una multa di ben 30.000 euro per eh, la rinuncia al campionato e quindi eh, i punti classifica che se ne vanno è tutto quel che ne consegue. Martedì c'è stata una conferenza stampa al Palasport dove ha parlato Spiro Leca e direi Dario che per impostare questo, questo argomento andiamo proprio a sentire le parole del coach del club. Ma guarda, la cronologia è facile. Ieri mi è stato, mi è stato comunicato con un messaggio vocale che eh, dobbiamo finire così la stagione e ho dovuto avvisare subito il capitano e il mio staff e tutti e da lì e è successo quello che non pensavamo, speravamo che non succedesse. E purtroppo in, quel, in quei tre minuti lì mi sono passati davanti a me, quattro anni di, 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 di battaglie, di emozioni, ho eh, avuto, avuto un piccolo crollo diciamo, emotivo perché ti passa una vita dei ultimi 4 anni e mezzo o 5 stagioni sportivi e con tutto quello che hai vissuto e dici ma non è possibile che si può chiudere così eh, con 30 famiglie lì che combattono per una roba comune, per mantenere il basket a Ferrara in certi livelli. E dopodiché c'è stato quel momento dell'assimilare la cosa e, e sono arrivati i tifosi, a, come avete visto anche nei social, sui social, che ci ha fatto molto piacere, un'altra volta lì i ragazzi hanno avuto per l'ennesima volta la dimostrazione che questa città a set di basket e, e in questi quattro anni qualcosa di buono, specialmente sul campo, è stato fatto perché lo dimostrano i risultati e i piazzamenti e tutto, e magari più avanti ne parliamo su questa roba qua. Tornando al discorso societario, non, non spetta a me a a giudicare perché io non ho né titolo ma neanche i numeri e le cose per parlare però qualcosina è mancato dal, dal, dal nuovo arrivo del presidente non possiamo dire di no perché si sono eccole qui le parole di una lunghissima conferenza stampa che per chi vorrà lo troverà sul profilo facebook di basketid integrale ecco direi che cominciamo un po' il dibattito con i nostri ospiti Marco diciamo siamo sinceri te l'aspettavi? No, ma non se l'aspettava nessuno, nel senso che eh, ci sono, secondo me, alcune questioni. La prima è etico-morale, cioè nel senso che un presidente che non ha il coraggio, la schiena dritta, la testa alta, di andare di fronte ai suoi tesserati e, e, e comunicargli di persona che sono licenziati, che la loro attività è finita, che fa fallire un, una squadra, prima volta a Ferrari in 42 anni di storia, peraltro. Già questa è una questione etico-morale <coughs> molto discutibile, nel senso che mandare un Whatsapp all'allenatore, che poi sia lui che va a raccontare a tutti gli altri che la stagione è finita, credo che sia moralmente <coughs> inaccettabile, perché non c'è stato nessun presidente che lo ha fatto e questo comporta delle riflessioni. Allora ci si domanda perché in agosto Miozzi prende la società e racconta in una conferenza stampa, non... Non sussurro. Abbiamo il budget risicato, ma l'abbiamo per chiudere la stagione. Quindi, perché lo dice se poi non è così? Perché a dicembre rilascia un'intervista in cui dice è fondamentale salvarci perché mantenendo la 2 ho già in testa una ristrutturazione societaria per l'anno prossimo con direttore generale, direttore sportivo, area marketing. Questo lo dice a dicembre. Poi a gennaio, febbraio, cominciano le prime nubi, non si sa bene da cosa nascono e poi chiude ora. Cosa cambia tra agosto e dicembre, da dicembre a gennaio? Domande che avremmo voluto fare ma alle quali non abbiamo risposta perché l'unico che non ha parlato è il Presidente. Peraltro, anche in questo caso, l'unico Presidente che non solo ha terminato una stagione sportiva in corso, ma che non ha mai parlato con la stampa perché anche in passato, a fine stagione, quando le società sono fallite o hanno ceduto i titoli sportivi, l'Avvocato Scopa, Mascellani, lo stesso Dauria, persino Lauriola. Con tutto quello che aveva combinato, fino a, al penultimo giorno comunque un confronto lo ha avuto. Poi potevano raccontare le loro verità. C'è un contraddittorio, siamo in democrazia, per fortuna. Questo non è mai accaduto. È chiaro che tutto questo alimenta molte domande, molte perplessità, ma soprattutto rimane l'incertezza di non capire cosa sia accaduto tra dicembre, gennaio e febbraio, quando apparentemente nulla di sconvolgente è successo per cambiare quello che erano i piani della società, perché lo stesso Lec e gli stessi giocatori non si aspettavano minimamente questo. Allora, noi sappiamo che i giocatori, gli allenatori che sono i primi che vivono queste situazioni, se qualcosa non funziona lo annusano, lo sanno, un po' si preparano, se l'aspettano. Questa è stata una cosa veramente sorprendente, con questo corollario secondo me ulteriormente spiacevole del Whatsapp e anche il fatto comunque di non relazionarsi con... L'opinione pubblica, perché come vai dal sindaco e chiedi un contributo, poi quando finisce la, tutta la questione, secondo me è doveroso eh, renderne conto. Mauro, secondo te quanto può aver influito, perché sicuramente ha esercitato un ruolo fondamentale, il sapere che una volta salvata questa stagione ci sarebbe stato poi un baratro eh, di debiti da far paura maturati nel corso... Della gestione, quanto ha tenuto lontano quelle persone che potevano essere interessate? Molto, molto. È indubbio che una fetta di città ha, si è tirata indietro a un certo punto nell'ipotesi di aiutare una società con tanti debiti e abbia detto, eh, era anche una fetta, la stessa fetta di città che l'estate scorsa non è intervenuta in soccorso al club. Eh, Pensando che non ci sarebbero state le forze per rifare un'altra stagione di A2 e invece sembrava che le forze sono state trovate e si è cominciato un campionato e questo è stato un altro grave errore. Però dicevo, una parte di città ha scelto di non, di non aiutare il club e di ripartire da zero. Ci può stare in una logica imprenditoriale, perché tanto da que quel titolo non si poteva salvare, nemmeno, nemmeno salvandosi sul campo. È chiaro che però la passione, la storia della piazza, la passione dei tifosi, chi paga l'abbonamento, che di questo sport ci campa, che non sono solo i giocatori che hanno già trovato squadra, il danno per loro il danno è enorme, e anche per noi addetti ai lavori, che veramente è anche umiliante per noi, insomma, trovarsi così, tutto il lavoro così vanificato. Tra l'altro Marco ad un passo veramente da quello che sarebbe stata un'impresa straordinaria, no? È quella di guadagnare la salvezza sul campo, salvezza che era sicuramente abbordabile avendo due match fattibili e poi avevamo detto la settimana scorsa andiamo tutti a Bologna perché anche contro la Fortitudo si può fare. Quindi siamo arrivati proprio ad un passo da un traguardo fantastico. E all'improvviso è crollato tutto il mondo sì, addosso. Eh, sul campo, sicuramente si stavano ottenendo dei risultati forse insperati, o forse anche, come dire, oltre, anzi, sicuramente oltre il livello tecnico di questa squadra. Però, tornando al discorso che diceva Mauro prima sul fatto che era impossibile pensare a fine stagione di salvare il titolo di Adore. Probabilmente sì, ma io non sono così sicuro che una strada con buona volontà, senso di sacrificio senso come dire, della storia del basket di Ferrara non si sarebbe potuto trovare una strada, perché poi la, la massa debitoria enorme, dal punto di vista diciamo così, di quello che noi sappiamo, era con l'Agenzia delle Entrate, probabilmente. Però esistono società, la Fortitudo quest'estate, mi risulta avesse 5 milioni di euro di debiti con l'Agenzia delle Entrate, il debito di Ferrara era alto, ma molto lontano da questo. Poi fare un accordo con l'Agenzia delle Entrate per una rateizzazione pluriannale, quinquennale, decennale, quello che vuoi, che è chiaro che ti rimane come peso sul bilancio di ogni anno, però mantieni la storia, forse mantieni il titolo sportivo, certo devi fare dei sacrifici, certo forse avresti dovuto fare squadre in futuro magari non troppo competitive, può essere, però secondo me dare per scontato che se si fosse arrivato al fine del campionato salvandosi e che poi non ci sarebbe stata nessuna chance di, di, di rimanere nel titolo, forse mi illudo, però secondo me con un po' più di spirito, non dico imprenditoriale, perché ovviamente a Regione Mauro dal punto di vista imprenditoriale non aveva senso, però allora ritorno al punto di prima, che senso aveva allora quest'anno partire? Miozzi è partito e ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del Basket Club, cioè sapeva qual era lo stato dell'arte, è partito e a gennaio ci racconta, c'erano i debiti, certo, c'erano anche quando è partito, questo voglio dire che ci sono molte cose che forse a noi sfuggono, ma non so, però è l'esempio della Fortitudo, ma io ricordo l'esempio della Lazio di Lotito, quando Lotito acquistò la Lazio da Cragnotti, fece la stessa cosa con la gestione dell'entrata. Guarda, dovremmo mm. parlare di che cos'è Ferrara in questo momento per lo sport, ma lo facciamo dopo il primo break. Rieccoci diretta, ventunesima puntata di Baschettini, siamo sempre in compagnia di Marco Nagliati e Mauro Paterlini, stavamo ovviamente parlando del momentaccio che ha travolto, o meglio del. Terremoto che ha travolto il club, però l'abbiamo detto in apertura: il campionato delle due va avanti, il girone rosso continua e è tornata in campo anche la Tramec 100 dopo così, la sosta dovuta al rinvio della partita con Pistoia, che si giocherà a fine marzo. E 100 che ha così, travolto San Severo in una trasferta veramente felice, che ha dato due punti importanti alla Tramec e che ha reso felice anche il suo allenatore. Coach Becacci, che andiamo a sentire nel dopogara. Questa vittoria a quelle povere ma splendide anime dei nostri tifosi che si sono sobbarcati in una trasferta eh, impegnativa, non ne hanno saltato una, questa è chilometricamente la seconda, credo, più lunga, la più lunga era Nardò, erano anche lì, quindi ci faceva piacere eh, a noi tornare con un sorriso dentro il pullman ovviamente, ma farci tornare anche loro. Per quanto riguarda invece la squadra, noi ci tenevamo molto a questa partita per un altro motivo. Sì, è vero, eh, venivamo da due sconfitte che non sono niente rispetto al, um, al campionato che stiamo facendo. Sì, è vero, la prossima settimana avremo la Coppa Italia, dove partiamo sicuramente da outsider, però siamo lì, ci vogliamo provare, vediamo sapendo la forza dei nostri futuri avversari. Ma noi tenevamo a questa partita particolarmente. Perché? Perché se noi oggi, se Ferrara non era stata esclusa e noi oggi vincevamo a San Severo, raggiungevamo il girone giallo matematicamente con tre giornate dalla fine, perché noi dobbiamo recuperare anche la partita a Pistoia. Quindi comunque sia, era una cosa che volevamo ottenere con le nostre forze, al di là di quello che è successo a Ferrara, ma che soprattutto non vorrei che passasse per scontata. Chiaramente il campionato ha detto che siamo sempre stati primi, secondi o terzi, quindi era normale che prima o poi eh, arrivasse questo prestigioso risultato che è il migliore nella storia del club però onestamente secondo me eh, non era una cosa così eh, scontata a inizio anno e quindi mi piacerebbe che venisse celebrata ecco ma da noi stessi dato che voglio dire massimo rispetto per quello che è successo a Ferrara ma abbiamo fatto un post eh, dispiaciuti per Ferrara e non abbiamo festeggiato e siamo arrivati tra le prime tre come ho detto alla squadra ci penserò io li porterò a cena mercoledì per, per festeggiare il risultato ma al di là di quello era una cosa veramente importante proprio perché volevamo arrivare alla Coppa Italia nel migliore stato mentale e fisico possibile. E, 100, c'è arrivata un'altra un nota di cronaca, anzi, due. La prima che lo sottolineiamo anche questa volta, questa sera, Dario: il post che la Benedetto fatto eh, in seguito alla, così, alla chiusura anticipata della stagione di. Di, del club eh, esprimendo amarezza e tristezza, quindi questo sicuramente dà uh, atto alla Benedetto di grande spirito sportivo. L'altra cosa che giustamente dice Mecacci, festeggiamo sul campo un traguardo molto importante, Mauro. Un traguardo che racconta: è vero che magari Mecacci tiene sempre il basso profilo, però che, ra che racconta di, una, insomma, di, di un accento che sta veramente viaggiando ad altissimi livelli. Assolutamente. Eh, che potesse fare meglio del sesto posto dell'anno scorso lo si immaginava perché, comunque, è una squadra più forte dell'anno scorso. In tutti i ruoli è stato fatto un upgrade sia dal punto di vista tecnico che qualitativo che anche di investimenti. Eh, diciamo che il flop di Udine, o se vogliamo il fatto che Udine sia stata superata da tante avversarie e comunque la parziale delusione della Fortitudo, ha fatto sì che la Benedetto abbia fatto un, un campionato anche oltre le aspettative, cioè stabilmente appunto nelle prime. Tre piazze che paradossalmente non abbia nemmeno sofferto per raggiungere queste prime tre piazze, visto che mancano due giornate ed è già tutto deciso. Quindi tanto di cappello, c'è questa bellissima eh, vetrina Coppa, sabato Coppa della Coppa, Coppa con, dici, con esatto. Cantù. È chiaro che è tutto pro Cantù, compreso il fattore campo, si gioca a busto arsizio. Cantù è una squadra. Se pensi che allena in a due Meo Sacchetti fino a poco tempo fa allenava la nazionale, è veramente incredibile. Però credo che sarà una partita equilibrata. Ovvio che un, una percentuale in più la do a Cantù. Però 100 a giocatori anche di esperienza, non, è, non sono dei carnea, di gente che è abituata a queste partite, quindi mi aspetto una partita vera e comunque equilibrata. Torniamo alle vicende di casa nostra, ahimè. Ci eravamo lasciati al termine della prima parte eh, dicendo cosa succede a Ferrara, la spalla laggiù in Serie B dopo i fasti di una storia incredibile, ma anche di una Serie A. Poche stagioni fa il volley che ricordiamo in serie a 1 anche eh, lui eh, in serie C, credo. Il basket che sparisce, cosa succede a Ferrara Mauro? Chiaro che mi sembra lo specchio di una città che comunque vive una flessione economica che la pone da già da un po' di anni come Fannalino di coda dell'Emilia Romagna. E diciamo che per risollevare la SPAL, dopo che la famiglia Colombarini ha fatto delle cose storiche e memorabili, comunque è arrivato un proprietario dagli Stati Uniti. Il basket erano anni che comunque era in queste condizioni, aveva comunque un proprietario di origine campana, residente a Bologna. E quindi c'è un impoverimento strutturale della città, c'è una certa imprenditoria che legittimamente, i soldi uno li spende come vuole, decide di non investire nello sport perché non è nemmeno vero che non ci siano gli imprenditori. Ricchi e facoltosi a Ferrara ci sono e come, ma non sono interessati a investire nello sport. C'è da dire che spesso lo sport non dà ritorni. Solo il calcio dà un certo tipo di ritorni se hai successo, il basket non dà ritorni e il basket davvero devi farlo se hai passioni o magari puoi avere un ritorno professionale, tu puoi tua professionale, ma non certo di guadagni con voci come diritti tv, incassi e tutto. E ripeto, siamo oggettivamente una provincia più povera rispetto a Reggio Emilia, Modena, Bologna. Parma. Però, a maggior ragione, scusate se mi intrometto perché è vero quello che dici: a maggior ragione bisognerebbe fare sistema, fare gruppo, unire quelle chiamiamole, piccole e medie forze che ci sono perché altre realtà questo hanno fatto quando sono ripartite. Treviso, finita l'era del mecenatismo, hanno creato un consorzio, pool di sponsor, dirigenti e sono tornati in uno. Reggio Emilia sta facendo la stessa cosa da anni. È ovvio che le città di provincia spesso vivono di alti e bassi, perché trovi l'imprenditore che mette il denaro o è lungimirante, vai su, vai giù, ma se, per, se vuoi mantenere una dimensione medio alta, devi fare sistema. Ferrara, secondo me, tra le varie cose, ha questa grande colpa, perché come dice Mauro, un imprenditore fa quello che vuole, i soldi li spende come vuole, se le risorse non ci sono, non ci sono. Ma fare sistema si può. Ferrara non lo fa, molto semplicemente non lo fa, soprattutto nei nelle realtà come pallacanestro e pallavolo, se vogliamo, perché è chiaro che il calcio è tutta un'altra dimensione in cui è inutile addentrarci adesso. Ma nel basket e nella pallavolo si può fare sistema, si possono fare un pool di sponsor o di aziende di 20, 30 con cifre abbordabili e si può costruire, perché poi dopo c'è problema. Non si può dire che non ci si sia provato, perché il basket ci certo. ha provato a organizzarsi in questo tipo di struttura, ma è comunque Difficile perché la sensazione è che tanti non ci siano neanche per piccoli apporti. È vero, non è più l'epoca di, di un uomo al comando, ma sembra non essere neanche tanto l'epoca di tanti che danno il no, loro contributo. Poi... Siamo sempre all'epoca dei Guelfi e dei Ghibellini, no? Eh, C'è la storia sì. che insegna che questo è il vero nocciolo. Eh sì, purtroppo sì. Però bisogna stare attenti, attenzione, con la pallacanestro, perché come diceva Dario sulla pallavolo, adesso sono in Serie C, che è un campionato pseudo-amatoriale, ed era dopo il fallimento della 1 e della 2, si era detto ripartiamo dalla base per ricostruire. Non ricostruisci. Cioè se non hai una base medio-alta e vai troppo in basso non ricostruisci. Quindi attenzione perché adesso i prossimi mesi saranno nodali, secondo me, per mantenere una pallacanestro che abbia una dimensione nazionale o comunque interregionale, ma per partire. Se vai troppo in basso poi, secondo me, fai molta fatica. L'esempio della pallavolo, secondo me, è abbastanza esemplificativo. Un discorso molto interessante eh, andiamo un po' a riprendere quello che ha detto Spirolecca martedì, sentiamo un altro contributo. Dopodiché sappiamo che nel mondo del basket ci sono stati sempre ritardi come l'anno scorso, però ci sia un modo di parlare, di comunicare, cioè di avere un po' di trasparenza e chiarezza e la gente capisce le difficoltà di una società e quando tiene, ci tiene, sopporta e come abbiamo fatto l'anno scorso, i soldi abbiamo avuto a settembre e, e nessuno, non, insomma il progetto è andato fino alla fine, abbiamo fatto il playoff anche l'anno scorso con mille difficoltà e questo, la cosa, il ramarico è che far sparire una società, io non ho tentato di dire di niente, di niente che nessuno mi ha detto cosa manca a livello di, di, di soldi o di, di erario e tutto, io sono all'oscuro di tutto, che non è il mio lavoro, io devo parlare della parte tecnica, sono qui a, a rispondere alle vostre domande sulla parte che mi compete, e ho fatto l'entrata così per dire un po' com'era la situazione tra noi dello staff tecnico e la parte della società che secondo me doveva essere strutturata con un CDA, con più persone non una o due persone a fare le robe un po' così. A, 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 questo se posso permettermi di fare una critica è quella che non si è strutturata la società e era difficile. Se c'è una società forte dietro, te puoi andare avanti per un po' di tempo, non, non puoi durare, non puoi dare continuità al tuo progetto. Ecco, questo. E anche qui Spiro Lecca lo dice chiaramente. Quindi siamo certi che la stagione non si poteva salvare. O forse, magari qualcosa si poteva fare Sei gio tre giornate. insomma. Ma io rimango dell'idea <ride> che io per lo, si poteva salvare la traspressa, prima, secondo me, eh, si poteva salvare poi chiaro con degli strascichi che sarebbero probabilmente stati pesanti quest'estate, ma. Eh, ripeto, l'anno scorso la stagione è stata portata a termine e secondo me i numeri erano <ride> molto più drammatici rispetto a quelli di quest'anno, ad esempio. E quindi, non so, eh, rimango così, però è uno dei tanti quesiti certo, che, certo, certo. che ci trasciniamo. Parliamo adesso di una nota positiva, vai, dai, nonostante, vai, vai, tutto, vai. nonostante tutto. La nota positiva sta nel fatto che questi giocatori che all'improvviso all si sono trovati su una strada, in realtà... Quella strada li ha portati praticamente tutti per ora, tranne Bellane e Drew Smith, ad un'altra società ancora ad un importante livello, tutti in serie A2 e pare anche a prendere bene, il che non guasta, facendo forse un piccolo salto di qualità. Prima di parlare di loro... Perché tanti hanno esordito proprio nel recente weekend. Andiamo a vedere questa piccola clip e vediamo chi riconosciamo. Tante, tante cose utili, adesso anche due punti. Vedi come spesso sono queste giocate come un tap out che ti mettono anche in partita. Dal punto di vista, dal punto di vista emotivo, dall'altra parte arrivano e non poteva essere altrimenti i primi due punti di Clips che galleggia con un arresto e tiro in mezzo all'area. Punteggio 17-16 per Latina con Allen che si è sbloccato, va ad attaccare Fall, però non trova ancora il canestro da tre punti. Non trova ancora il canestro dal campo, eh, non è il primo errore da tre oggi, sì, sappiamo qu quanto sia ampio il suo arsenale offensivo. Si è messo parte, invece però. in partita Clips che è il primo quarto facile, un po' di confusione poi in questo attacco con... Dubie che va ad appoggiarsi da Amici, non è stato fortunato nella conclusione precedente adesso attacca in post basso contro Cacace, scarico per Pianegonda che deve prendersi questa tripla che impatto di Tommy Pianegonda che fa saltare in aria il Pallaradi, tripla che tiene vive le speranze Juve quando mancano ora 5 minuti e la Juve si trova a meno 6 Fa paura che... di prendersi responsabilità offensiva, che decide che di la lasciarlo ragazza. in campo aveva, e lui aveva aveva fatto ripaga la Fanti. fiducia del suo coach e questa era Juvi Cremona contro Latina. Mauro, facciamo un po' il punto degli esuli da Ferrara che fine hanno fatto. Allora, la partita che veniva documentata lì era la vittoria di Latina in volata a Cremona. A Latina ha debuttato molto bene Drew Smith, eh, scusate, Andy Cliffs, ha segnato 20 punti. Si conferma giocatore da 20 punti di media. Era la statistica che aveva anche con Ferrara. Per la Juvi Cremona eh, hanno debuttato eh, Alessandro Amici che diciamo ha un po' litigato col Ferro e Tommy Pianegonda che invece ha giocato una prova discreta. Quindi ce n'erano già tre in una giornata. Ieri... Sì, se posso dire sì. per chi ci sta ascoltando da casa e magari non ha seguito attentamente le vicende, poi andremo col prossimo break pubblicitario, però si sono affrontati giocatori che la settimana prima erano compagni di squadra a Ferrara nell'ultima gara che il club ha giocato a Lecce contro Nardò e all'improvviso la settimana dopo... Si sono trovati da avversari, Cliffs da una parte e Amici e Pianegonda dall'altra. Un destino per... crudele. Eh, esatto. Giusto per completare il quadro, eh, ti lascio finire. Se, così. Sempre sabato si è giocato Stella Azzurra Roma contro Cantù. Non c'era storia ovviamente, però nella Stella Azzurra Roma ha debuttato Luca Campani. Eh, chissà che magari una parolina l'abbia messa anche DG Franco Del Moro per, esatto. per prendere Campani. Ieri a San Severo non, non era probabilmente ancora stato tesserato per la partita San Severo 100, ma c'era Jerkovic, Mihajlo Jerkovic. Tassone ha giocato una buona partita con la sua Rieti, sconfitta a Torino. Peraltro con un canestro in volata di De Mario Mayfield, quindi sempre degli ex di mezzo. Anche Vencato, oltre Anche a Mayfield. Vencato, assolutamente sì. E alla fine, diciamo, di giocatori che devono accasarsi, mancano solo. Bellan e Drew Smith e però questa, scusami non hai citato che che... Bertetti è l'unico che, che, che ha vinto ha vinto, <ride> ha vinto, ha vinto il, derby il derby contro Cividale non è poco time out pubblicità tra pochissimo ed eccoci tornati in diretta con Bascatino ricordiamo dopo di noi lunedì sport si parlerà della vittoria della spalla eh, torniamo però a parlare di club e magari buttiamo un sguardo sul futuro eh, perché è un po' quello che chiedono i tifosi è un po' quello che dopo questo tracollo Magari gli appassionati di basket vorrebbero sentirsi dire, anche se sicuramente i tempi non sono, non sono maturi. Come vedete il futuro? Facciamo un giro di tavolo dei nostri ospiti. Con gli ospiti. occhiali o togliendomi gli occhiali? <ride> con gli occhiali, con gli non ci vedi dipende. meglio. Io, io li, li Ma teniamo con gli tutti. Lo vedo bene, no. <ride> In un mondo, diciamo così, ideale, parametrato alla nostra situazione, sarebbe bello poter ripartire dalla binazionale sulla base della ristrutturazione dei campionati che ci saranno L'anno prossimo e era anche ovviamente uno dei motivi per cui quest'anno salvarsi era difficile ma altrettanto importante. Quindi una terza serie. Sì, sarebbe un campionato discretamente interessante perché sarebbe a livello quasi nazionale con la possibilità di tesserare uno straniero, una comunità. Sì, Abbiamo quindi, fatto mille volte qual, 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 nel corso degli gli ultimi anni... gli anni di DNB tipo... Ci si 2013, può divertire anche in Sì. Però, però è un progetto credo molto complicato perché eh, teniamo conto che Ferrari riparte da zero, cioè nel senso che non ha più la matricola sportiva, quindi non può giocarsi niente da zero. Quindi per partecipare a un campionato di questo genere, che è a livello ormai quindi nazionale, o acquisti un diritto, ma queste sono quelle storie come dire, ormai fantasmagoriche, si, le leggende che si raccontano in ogni posto dove scompaiono, si parla di acquisizione di titoli, la vedo difficile. Una wild card, c'è questa possibilità, ma vai a capire chi potrà chiederla o meno. Oppure parteciperesti a una serie B eh, che sarebbe a livello regionale, che sarebbe più o meno l'attuale serie C Gold di adesso, e quindi la categoria volendo c'è, perché c'è la Ferrara Basket, si tratterebbe di fare, come dire, eh, iniettare lì o mantenere quella matricola sportiva lì e chiamarci Ferrara Basket e partire da lì, con però ovviamente una, un assetto societario che possa pensare a un futuro da professionisti, quindi una scalata. Mauro, dal tuo, tuo osservatorio no. invece? Come dice Marco i contatti comunque con Ferrara Basket ci sono già, per, eh, anche la stessa proprietaria di Ferrara Basket Giuseppe Cattani si è detto d'accordo se c'è una compagine che lo aiuta, se ci crea il famoso discorso del fare sistema, se si fa vera veramente sistema e fino adesso a livello almeno di contatti sembra così, per cercare di creare un gruppo e far sì che in federazione possano sulla base dei meriti sportivi, la storia della piazza, tutte cose che Ferrara ha rispetto magari ad altre piazze che fanno la B, riuscire ad ottenere un, uh, un titolo sportivo, acquistare un titolo, fare uno scambio di titoli magari con qualcuno che rinuncia per la, questa serie B nuova che avrà, questa B1 nuova che, con uno straniero che è appunto un campionato interessante, un campionato importante. È vero che nel 2011 siamo ripartiti dalla B2, in realtà era una quarta serie e tutto sommato la si vinse al primo colpo. Però non sempre le ciambelle riescono col buco. Vince la, primo, la storia ha insegnato che poi vince al primo colpo la, la B2 a tante piazze, non è capitato. Rimini è ripartita addirittura dalla C Gold. Però è un'esperienza che sinceramente preferirei se potessi evitare. Ricordiamoci, <ride> tra l'altro, ecco. piazze anche importanti, tipo Pesaro, eh, che erano il predilina 2, Pesaro, Varese, Cantum, cioè, certo. Bologna, Virtus. anche Nessuno nel primo anno riuscì ad andare su. E ricordiamoci che Ferrara, quell quell'anno con Bulgarelli e la Vittoria, rischiamo di uscire da Monte, con Montegranaro e con Corno di Rosazzo. Corno cioè, di ricordiamoci, Rosazzo. Corno di Rosazzo, la finale, persa gara 2, lo sparge in gara 3. Cioè, rischi di trovare con delle piazze che, che azzeccano quella stagione lì, ma che però ti rovinano. Poi Corno di Rosazzo è scomparsa di fatto, <ride> però quell'anno lì, già, quell lì ci già in semifinale la vita... con Montegranaro, rischiamo eh, di andare fuori. Certo. E poi la finale si perse gara 2 con un di rosazzo, cioè ce l'avamo, ricordiamoci. Esatto. Dire. Quindi non è che voglio dire sei Ferrara, sei in B vinci, Beh, insomma ha ragione lui. Cioè. Eh. Credo e spero che anche a livello di istituzioni il palazzetto non possa rimanere vuoto, non possa mancare una squadra che partecipa a un campionato nazionale l'anno prossimo a Ferrara, insomma voglio pensare che ci sia... Una ci sia comunque fermento e che siano fatti concreti. Ma comunque è già una bella cosa che il sport, che oggi è adibito alla scuola basket, al volley, è una bella cosa doverosa, direi che rimanga aperto a disposizione di queste società che sono incolpevoli davanti a quello che è accaduto, quindi credo che chi di dovere dovrà fare in modo Però, di garantire attenzione, continuità. Attenzione, scusami perché ricordiamoci questo che il comune costruirà un nuovo palasport, eh, un po' più piccolo per ristrutturare l'area di Forbario da mille persone, che diventerebbe un contenitore, ad esempio, per la pallavolo, per la scuola basket, molto più funzionale del palasport. Quindi attenzione perché il palasport rischia di diventare una cattedrale nel non dovesse rinascere una società di basket che possa mirare a portare 3.000 persone, 2.000 al palasport. Perché ricordiamoci che il comune ne costruirà un nuovo di palasport che, che ci sta, può essere funzionale per quelle realtà medio piccole come quelle che citavi. Certo, un gioiellino certo. da mille posti. Quindi, attenzione al paradosso è che adesso avremo quasi più impianti che squadre. Quindi eh, è bene <ride> che, che rafforziamo il concetto che serve una squadra di basket perché, sennò poi al palasport, quello tradizionale, rischia magari fra due anni che è deserto totale. Senti, Mauro, eh, ragionavo così fra me e me oggi tutte le persone che io. Intuisco o so direttamente che sono coinvolte in questo progetto di eh, rinascita e sono veramente tante, alcune sono facce nuove o relativamente nuove, altre sono facce vecchie. Eh, noi sappiamo bene, l'esperienza ci insegna che in questi casi eh, c'è chi parla perché veramente ha a cuore il futuro di questo sport a Ferrara, magari altri si mettono nel calderone anche a volte soltanto per far parlare di sé. Tu hai individuato figure eh, su cui potrebbe eh, ruotare poi tutto questo movimento? Allora, in questo momento stanno parlando veramente in tanti. Parlano in tanti, la prima cosa da fare secondo me sarà cercare di mettere chiarezza con poche persone che parlino, cioè che ci siano realmente dei capi cordata e cominciare a strutturarsi. Perché è vero che Maggio è lontano, però nemmeno ne troppo, bisogna un attimo cercare di, di avere de, avere, sapere a chi fare riferimento. Sicuramente, in questo momento, le due figure che si sono spese di più pubblicamente sono Stefano Calderoni, presidente del consorzio di Bonifica, una, un habitué del palazzetto, un appassionato, appassionato a scuola, assolutamente. assolutamente. E poi, una, in questi ultimi mesi anche alle partite, sicuramente Paolo Piazzi, per anni capitano di Argenta, adesso imprenditore, ha, ha fatto capire di essere realmente interessato a creare un qualcosa che eh, unisca il più possibile. Non so quanto si riuscirà realmente a unire, soprattutto parlo del mondo giovanile, da sempre molto frastagliato, sicuramente da sempre molto eh, complicato da unire con tante divisioni. Sicuramente queste due persone stanno incontrando, hanno incontrato loro Giuseppe Cattani per chiedere la disponibilità a utilizzare, partire diciamo dall'affiliazione del Ferrara Basket 2018 per andare a cercare qualcosa di più competitivo e poi attorno a loro degli sponsor, degli imprenditori di un certo livello. Eh, si è fatto il nome tante volte di Paolo Alberti, per anni responsabile marketing qui, una persona che a Ferrara aveva, trovato, aveva lavorato molto bene, aveva portato degli sponsor importanti, una persona che è meglio averla al proprio fianco, soprattutto quando c'è bisogno di risorse. E poi imprenditori arcinoti come Riccardo Ingegner Maiarelli, imprenditori che negli ultimi mesi sono venuti al palazzetto, parlo ad esempio di Marco Gherardi, che è un imprenditore importante, e molto vicino alla famiglia Colombarini quindi anche questo sicuramente è un qualcosa che dà una, un valore aggiunto. La stessa famiglia Colombarini, La stessa famiglia sappiamo che ci sono stati contatti. Le persone ci sono, sono tutte persone di specchiata eh, affidabilità e serietà, questo mi fa essere un po' più speranzoso, proprio per il discorso che faceva prima Marco, non si può non fare il sistema adesso, non fare il sistema adesso significa non avere davvero neanche una squadra, non posso veramente crederci. Marco, eh, Mauro ha sottolineato... Il ruolo del mondo imprenditoriale, ma l'amministrazione dove la collochiamo? Molto vicina al club, direi negli ultimi due anni. Sicuramente, che ruolo può esercitare da qui alla nuova società? Il ruolo che l'amministrazione dovunque dovrebbe avere: quello di cucitura, di fare da trade union, di radunare intorno a un tavolo le persone serie e credibili che non cercano pubblicità. Quindi quello deve fare deve fare da, col, da collante e da eh, come dire, vettore per eh, assemblare questa, questo tipo di compagine. Speriamo che appunto, non ci siano poi alcuni personaggi che tornano ridondanti sempre e poi non fanno quasi nulla. Ecco, speriamo che almeno in questo caso eh, rimangano come dire, un po' i margini perché altrimenti come dire, si perderebbe un po' il senso di serietà. Credo che Calderone e Piazzi siano due elementi eccellenti per partire, sono persone serie, credo che se la base è questa, anche loro sapranno scegliere chi come dire, vuole solo un po' di pubblicità e poi, come sempre, è arrivato all'ultimo secondo, non mette mai niente, si tira indietro e, e quindi sapranno valutare e il Comune questo deve fare, cioè deve assolutamente eh, chiamare a sé, far discutere le parti, interagire, favorire contatti e roba del genere, ma io... Penso che lo faranno, non credo che si tireranno indietro. So che Maggi insomma, si era speso anche la settimana scorsa cercando di salvare il salvabile, chiamando alcuni imprenditori. Poi è chiaro che dopo i soldi devono mettere gli altri, non li può certo mettere il comune, questo è sicuro. Allora, sto per chiedervi anche il ruolo che può esercitare la stampa. Voi siete esimi rappresentanti, per esempio Marco, non so se possiamo dirlo, però... Si parla di basket ovviamente ancora in tutte e due le testate che voi rappresentate. Non lo so se ci vuoi dire che cosa hai eh, preparato domani... di recente, perché allora, è un bello sì, scoop. eh? Sì, no, allora eh, avevo visto che scorreva sul roll prima, in cui ci veniva chiesto di non smettere di scrivere di basket, eccetera, non lo faremo, non lo farete voi, non lo faremo noi, scriveremo di basket e di Ferrara, assolutamente sì. E domani facciamo una pagina su un personaggio amatissimo dal mondo della pallacanestro straconosciuto che è il Baffo e Mandosso ci racconta un po' la sua vita a 360 gradi dentro la pallacanestro si è, insomma, si è aperto dalle, da quando era tifoso ai tempi di Calamai che gli dava la sciarpa e custodiva Mandosso la sciarpa di Calamai pianto di Fabriano per la promozione in Serie A in cui rimase bloccato, paralizzato per 10 minuti che non riusciamo a muoversi, <ride> il dolore della tripla di Carchia, le altre soddisfazioni e ovviamente fino ai giorni nostri. E mi ha accolto insomma, in una location simpatica che insomma, abbiamo cercato di raccontare, domani insomma, facciamo questo, faremo altre cose, ma eh, sono convinto che sia noi che il Carlino, insomma, non, Carlino non, non smetteremo assolutamente di occuparci, sulla nuova domani facciamo questo, poi insomma, racconteremo comunque. Beh, guarda, chi può deve aiutare, il basket a tornare a Ferrara, non fosse altro per personaggi come il Baffo, eh, che è veramente una istituzione e che salutiamo. Poi lo sai, Baffo, che una volta devi venire anche qua in studio. Poi doveva eh. stare molto attento perché aveva spirolec che ascoltava eh, quello che diceva, <ride> poi c'era il Custode Filippo che è un altro grande appassionato. Insomma, erano tutti lì che lo controllavano, Era un ogni tanto lo fa in difficoltà. <ride> no, è stato molto simpatico. Ripercorriamo, stiamo arrivando alla fine della puntata, ripercorriamo un po' quelli che i momenti importanti di questa stagione perché Mauro sono stati tanti, vero? Perché eh, chi l'avrebbe mai detto, perché insomma a ottobre la stagione è iniziata, chi l'avrebbe mai detto che Ferrara a metà del suo cammino potesse essere eh, quinto-sesto o in classifica? Quindi ripercorriamo un po' queste fasi, poi dopo vedremo delle immagini di quelle delle partite forse più importanti, però sono da quali sono stati le chiavi di volta, comunque i momenti importanti di questa stagione che si è conclusa anzitempo. Il paradosso di questa stagione è che probabilmente ha regalato più emozioni questa squadra che non magari la squadra dell'anno scorso, tanto pompata che è arrivata quinta, ma che a parte qualche expulsata tipo il derby vinto a 100 e non aveva trasmesso particolari emozioni quella di quest'anno sicuramente beh, ricorderemo nel giro d'andata la tripletta di Big Match eh, il derby con Cento il derby con Forlì il derby con la Fortitudo il canestro di, di Clips, Clips sulla Sirena da metà campo e un giro d'andata in realtà ha tutto da incorniciare perché quel giorno battendo Mantova con una partita in doppia cifra di Pianegonda si era quasi in zona playoff realmente a fine giro d'andata se devo mettere diciamo, nella mia graduatoria sicuramente metto tre, i tre big match e la vittoria di Nardò, perché comunque ha significato tanto e resta comunque nella storia, in una storia purtroppo eh, che, no, che vorremmo dimenticare, ma che non dimenticheremo facilmente, perché vincere una partita in questa maniera e poi scomparire è qualcosa di, di agghiacciante. E alla storia, Mauro, sì. noi andiamo a consegnare quello che di fatto rimane... L'ultimo canestro dell'era club Segnato a Lecce contro Nardò Da chi? Da Bertetti, lo andiamo a vedere Rimessa di Pianegonda su di lui Donda Palla per Bertetti che sfida Baldasso Va via Bertetti, appoggia al tabellone I due punti che valgono probabilmente la vittoria di Ferrara La preghiera di Stojanovic che non va a bersaglio Allora la vince all'ultimo possesso Ferrara con l'uno contro tutti di Gianmarco Bertetti che si mette in proprio e arresta quella che era un filotto di sei sconfitte consecutive per gli ospiti che trovano due punti fondamentali per riscattare la propria stagione. Ecco, Mauro, io direi questo qui di isolarlo, tenerlo lì in una bacheca quando ci sarà il primo canestro della nuova gestione, perché tanto ci sarà. Prima o poi ci sarà, vero? Li proponiamo in rapida sequenza a cenno di continuità bene, con un'epoca ormai chiusa e finita. Va bene. E prima eh, si è citata ovviamente la vittoria contro la Fortitudo, e, è arrivata l'ultimo secondo con un canestro che adesso vedremo. Però Dario, quello che vi preme mm. sottolineare è che eh, c'era un palasport pieno. C'era un palasport pieno di passione, c'era un palasport pieno di gente, è vero che. È arrivata tanta gente da Bologna, però se guardate anche sullo sfondo, oltre al canestro di Cliffs, si vede anche tutta la passione che Ferrara ha per il basket. Ma andiamo a vederlo questo canestro, con il tuo commento che anche quello rimarrà. Ma va eh, di, è, di è un motto ormai. Adesso lo andiamo a vedere. Forza la conclusione, torto sbagliando ancora una chance per la Fortitudo a 9 secondi dalla fine. Aradori è lui che si prende il tiro. Errore, 3 secondi per il tiro di Cliffs, ma oh, dentro la formazione del club vince con un canestro da un milione di dollari. Del club, il canestro di Andy Cliffs, quello che nessuno si aspettava, si è verificato. Questo della Giuseppe Bondi Arena di Ferrara di questa sera nel derby contro la Fortitudo è un autentico miracolo Beh, il miracolo, il milione di dollari il muova dentro, il palasport pieno Dario, insomma siamo a marzo e il basket è finito a Ferrara è cioè, paradossale questa a me cosa. è venuto un po' di pelle d'oca anche adesso a pensare che a distanza di pochi mesi, di poche mm. settimane purtroppo è tutto finito però questo l'abbiamo messo lì anche a testimonianza delle grandissime emozioni che sono state dispensate anche quest'anno al palasport, quelle passioni che io lo ripeteremo e lo ripeteremo ancora: devono tornare e quindi chiunque potrà adoperarsi in questa direzione dovrà farlo con impegno, professionalità, competenza e ovviamente passione. Dico bene, Mauro? Assolutamente, aspettiamo notizie quanto prima perché. Voi continuerete a sta. seguire ovviamente le vicende, diciamolo anche che c'è tutto un tessuto alle spalle del club che era la punta di diamante, però c'è tutto un tessuto che va dalle giovanili alle minors che merita di essere seguito, anche perché potrebbe essere coinvolto in grandi manovre. In questo momento le minors sono super coinvolte ovviamente, <ride> ma soprattutto non è che si scompare la prima squadra scompare l'attenzione nei confronti della pallacanestro, scompaiono gli appassionati, anzi, c'è molta più fame di notizia adesso di, per cercare di capire davvero se si riuscirà a creare una cordata, se riuscirà, se riuscirà a fare la Serie B1. Insomma, la fame di notizia sono convinto che ci sia anche senza campionato. Senza campionato per Ferrara, campionato che continua per centro, ricordiamo nel weekend Final Four di Coppa Italia la trame lì sarà impegnata e quindi noi la seguiremo. Dario direi che siamo arrivati al termine di questa puntata, dopo di noi lunedì sport Alessandro Sovrani è già pronto a arrivare in studio, c'è da festeggiare una vittoria e da raccontare un po' quello che accade sul pianeta SPAL. Io ringrazio Marco Nagliati, <coughs> la nuova Ferrara. Grazie, grazie a voi. Continuate a leggerlo sulle colonne della Nuova, così come continuate a leggere sulle pagine del Carlino Mauro Paterlini. Grazie e buona serata a tutti. Sono entrambi grandi appassionati di basket oltre che di sport, e quindi non perdete nessuna riga di quella che scriveranno. Non perdete così eh, anche quello che racconteremo qui a Telestense sul basket, perché il campionato continua, le vicende del basket continuano e quindi le racconteremo anche noi in varie forme sempre qui a Telestense. Dario, direi che possiamo salutare, dare un arrivederci ai tifosi di Basset. non cambiate canale, dopo di noi il lunedì di Sport e ci rivedremo presto, sempre qui a Tre Stense. Buona serata.